No, ma ce l'hai il catalogo? Ce l'ho, sì. No, no, ma guarda, organizziamo. No, no, vediamo. Allora la tengo. Perché così mi svuoto le tazze. Cioè, quindi... No, l'ho portato perché non mi ricordavo quello che avevo scritto. Allora ho detto, aspetta che prima di andare. Sara, vuoi fare un'intervista al dottor Spinelli? Tu parli. Sei quello che sei. Una buona parte ha fatto. Sta creando, ma sicuramente sta intessendo. Quindi 70 autori quasi, insomma, è stato un bel lavoro. E per ogni autore hanno fatto una scheda e hanno analizzato l'opera che presenti. Abbiamo realizzato un filmato. Mentre con la sezione design del legno, praticamente abbiamo, come ogni anno, fatto una proposta di ragazzo, del bene o del male, alcune un po', diciamo, anche provocatori oppure ricordo di questa tipo i portamenti, i portamatite che sono ispirati a poeti, o addirittura un vassoio con i tagli di fontana però fatti nel legno e proposti da Manu. Quindi ogni anno cogliamo un passione che ci dà la fondazione, che ci dà Gini. Per questi rimane? Sì, perché i ragazzi almeno sono motivati a fare. Però il concetto diceva proprio il sindaco. E io l'ho visto perché da quando Gino Fenga mi ha tolto, avviene qui in Villa Trentino, perché anche prima di andare a Massimo, ci devo capire di che cosa sta fatto, se c'è veramente un'idea, se c'è oppure vengono presi giusto perché invece ho visto che c'è una grande sensibilità. Lei deve sapere questo, noi ci siamo lamentati per una vita che a suo tempo non c'è un'attività, non c'è una cultura, non c'è teatro. Sorrento qualcosa che insomma, ci fa sentire un poco più cittadini, invece eravamo sempre un po' periferia, vuoi vedere una mostra, vai a Napoli, una cosa migliore, vai a Roma e comincia a spostare, ma qui non c'era niente, quindi veramente è stata una cosa, sono totalmente d'accordo con lei, la finalmente mostra, cominciamo a la mostra deve arrivare, ma la mostra deve anche essere vissuta, cioè deve essere attiva. Che fare una mostra, se fosse la sacralità della realizzazione stessa, la mostra va documentata, con un catalogo, con dei supporti, eccetera, ma va poi soprattutto fatta vivere. I ragazzi devono capire, la cittadinanza deve capire di cosa stiamo parlando. Ci vuole una descrizione chiara, semplice, diretta, che manchi, e che faccia capire che cosa sta accadendo in questa mostra, cioè qual è il messaggio che vuoi dare. Perché altrimenti serve soltanto a una sacralità fine a se stessa che non fa altro che far partecipare quelli che sono esperti a dei piazzatori, cioè quelle 50, 100, 200, alla fine di un mese arrivano 3.000 persone e sono quelli che già hanno il loro acceso focus che girano perché si sono magari altezza sopra la media, però non si vede. Voi già con questa operazione l'avete fatto, e questo è importante, per questo ho dato le sorpresa, così per questo voi dovete impegnare, per far sì che un viaggio molto semplice, lasciate di fare un viaggio, non ha mai capito l'approccio e non ha mai capito niente. Grazie a te, Paolo, grazie della tua presenza.
ma per colpa dei formatori che sono riusciti a far comprendere le persone ad maiore alcolica creare. Cosa vuol dire rappresentare? Cosa vuol dire esternare? Cosa vuol dire? Sicuramente, non mi preoccupare. Cosa però no? Ciao, va bene. Semplice. E sono arrivati a tutti, è riuscito a descrivere un momento artistico così complesso, pregnante, sì, difficile, pregnante come dicevo. Grazie, grazie. Per me fa piacere, non viene riuscito ad arrivare a quello che desidero. Speriamo che sia solo l'inizio. Io sono la vostra ispirazione, io sono la vostra integrale immagine. Integrale dal punto di vista della scuola, non dico totale, ma integrale, perché totale fa riferimento.